la Lega con l'impero, perché è quello che vogliono loro fondamentalmente. Quindi è abbastanza palese. Un po' come la città-stato ed Island, praticamente. Ok, diamoci una mossa. Torniamo di corsa a casa. Quindi devo rifarmi tutte le montagne. Quindi bisogna necessariamente giocare in manuale. Qui ora fanno crollare il ponte, vero? O succede qualcosa del genere? Eh? Lo vedete anche voi? Ah! Mio! Gar, Nowa, mi fa piacere trovarvi qui. Mimi? Amica mia, sei tornata! Sì, sono stata convocata. Tutti i membri della guardia devono fare ritorno ad Eltiswise. Cavolo, sembra una conferma ufficiale che sta per succedere qualcosa di brutto. Eh sì, ora si entra in guerra qui. Andiamo. Si è unita al party anche lei? No. Ah, proprio siamo arrivati direttamente lì, minchia. Quest'uomo incappucciato mi ricorda proprio un furfante che ho incrociato per strada. Chi è? Non lo so, ma mi era sembrato strano che mi attaccasse in modo così spavaldo. Sono convinto che sia al servizio del duca Aldrich, ma anche se lo catturassimo non fiaterebbe. Quindi è una specie di agitatore professionista? Ha senso, ne sapeva molto sulla guardia. Sta cercando un pretesto per dare inizio all'invasione. Esatto, quello che vi ho detto poco fa. Cioè, praticamente loro sono stati assoldati dal duca in modo tale che con la scusa di indagare sui banditi e quello che è, loro piglia ed entrano e passano i confini e quindi cominciano l'invasione. Easy, proprio molto molto easy. Cosa? Chi darà inizio all'invasione? Island, scusatemi, l'impero. L'impero di Island. L'impero. Affermano che i membri della guardia stiano violando i loro confini. Ma non è vero! Loro hanno attaccato noi! La verità a volte conta veramente poco, specialmente in tempo di guerra. Lei è comunque, Periel è comunque è un personaggio incredibile. Cioè, ha due palle che sono più grosse di quelle mie, probabilmente. Farebbero davvero una cosa simile? Ho inviato Jan Kees a Euchiris per richiedere rinforzi, ma potrebbe non raggiungerci in tempo. Sua signoria, ci è giunta voce che il villaggio di Wern è stato occupato. Villaggio di Wern, quindi qua vicino. Era quello che c'era là sopra. Ci siamo. Il duca agisce velocemente quando c'è da mettere le mani su un premio. Ah, detesto gli uomini come lui. Stiamo disponendo le nostre difese, proprio come ha richiesto. Non so se questa faccenda si risolverà negoziando o combattendo, ma dobbiamo accertarci di quanto il nostro nemico faccia sul serio. Inviate una squadra di ricognizione a Werne. Come desidera. Ecco, mandate me. Devo vedere coi miei occhi. Questa missione è di vitale importanza. Cosa ne pensa, Lady Perrielle? Glielo permetterò. Dopo aver visto la situazione al suo villaggio, merita questa possibilità. Come desidera. L'incarico è tuo, oh fantastico e lodevole capitano. Ti prende anche per il culo. Vai al villaggio di Wern e fai rapporto dopo aver determinato le dimensioni della forza di occupazione. Non vi deluderò. Questa sembra la parte tipo dove a Muse veniamo inviati verso gli accampamenti di Island per vedere quante scorte hanno per fare la guerra. Conta anche su di me, non sei l'unico con dei conti in sospeso. Quindi Sabine reclutata? Sì. POV! Guardia pragmatica, Sabine. Con le cosce di fuori, tra l'altro. Quindi più uno. Scollatura sulle tette più due. Doppia spada più tre. Ok, waifu. Mia. Bene, allora scegli la tua squadra. Vabbè, lei è praticamente obbligatoria, immagino. Ah, in realtà non è un membro necessario nella squadra. Posso anche cambiarla, in realtà. Allora, Lian la mettiamo qui tra le riserve. Ah, lei quindi? Lei è salita di livello.
È salita di livello, tra l'altro. Ha la spada di livello 1. Minchia, lei la devo livellare. La devo assolutamente livellare. Ciao Ruben. Stavo proprio vedendo. Eh sì, ragazzi, ve l'ho detto. Se siete amanti di Shuikoden, sto gioco è la vita. Cioè, è quello che stavamo aspettando. Tutti i fan di Shuikoden. Allora, tu sei livello 15, che non è male. Hai la spada livello 1, quindi ti devo portare la spada su. Io volevo vedere, Sabin, com'è combinato. Tu come sei? Tu sei a corto raggio? Sì, S. Spada livello 3, ok. Yusuke è anche livello 13. Allora, tu sei al 17. Allora, tu che sei al 17, in realtà ti potrei sostituire per ora. Tu sei anche al 17. E ti potrei sostituire pure. Anche tu sei al 17, Gigina. Va bene. E allora, Gigina per ora. Ecco, mettiamo Yusuke. No, ho sbagliato. Ok. Direi che ci siamo come parti. Perché loro tre sono a corto raggio, quindi devono stare davanti. Poi tu sei media e tu lunga, quindi va bene. Però potrei mettere Mellor al posto di Kuroto. Allora, lui ha sbloccato la runa, quindi in realtà se tu hai sbloccato una runa libera, ti posso dare la runa del vento e ce la possiamo gestire in realtà. Va bene. Ci siamo, come formazione va bene questa. Andiamo subito. Nova, questa è una missione di ricognizione, non farti venire strane idee. Tranquillo. E con la guardia da quanto? 6 mesi al massimo? Sì. Ma andrà lontano. Sono d'accordo. E certo, diventerò io il nuovo leader della città-stato. È palese. Partiremo per il villaggio di Wern non appena saremo tutti pronti. Tra questo e gli dodi del villaggio di Nova c'è qualcosa di molto sospetto. Seguite il fiume ovest, attraversate il ponte e continuate a nord. Sì, lo so dov'è la città, l'ho già esplorata 240 volte. Però prima andiamo a livellare l'arma. Prima andiamo a livellare l'arma di Mio, che è ancora a livello 1, tra l'altro. Forse ci sarà una guerra. Eh sì, forse. Minchia. Forse. Allora. Ah, può aumentare anche di livello adesso. Livello 4? Si vola. Forse arriva fino al 4. Ok, immaginavo. Onigiri si chiama la sua spada. Buono. Vabbè, Mio è waifu totale, quindi sarà molto difficile toglierla dal party. Anche Sabine è diventata mega waifu, quindi sarà un problema. Sarà un problema con tutte ste waifu farsi un party decente. Sarà decisamente difficile. A meno che non mi arriva veramente un figo incredibile in armatura tutta spettacolare, allora lì va bene. Ma posso potenziare anche le armi dei membri in riserva? No, fanculo, va bene. Niente, scherzavo. Cioè, se mi arriva un figo tutto bello in armatura, tipo Jubel o tipo quelli là che c'erano, tipo Pesmerga in Shuikoden 2. Cioè, quelli erano veramente dei fighi allucinanti. Allora, noi dovremmo andare lì nel villaggio là sopra, ma siccome io sono stronzo, prima di andare lì andremo verso l'altro villaggio per vedere se c'è spuntato qualcun altro. Voglio tentare in prima run di reclutarne il più possibile.
anche perché non sono sicuro di riuscire a reclutarli. Oh, eccolo, vedi? Minchia, ragazzi, ve l'ho detto. Il pescatore. Tu sei il pescatore. Huang, è l'amico. Ti piace pescare? Sì, mi piace. Andavo spesso a pesca nel mio villaggio, ma ormai non ho neanche più una canna da pesca. Che peccato. Anche il più grande pescatore al mondo non può pescare granché con le mani. Ecco, prendi questa, amico. Posso dire con certezza che sei un bravo ragazzo, perché chi ama pescare non può essere cattivo. Oh, finalmente abbiamo la canna da pesca. Quindi possiamo pescare. Ora puoi andare a pescare nei punti di pesca. Lancia la lenza e riavvolgila al momento giusto per catturare i pesci. Così facendo, tra l'altro, ottieni ingredienti per cucinare. Ci sono punti di pesca sparsi un po' dappertutto, ognuno con la propria popolazione ittica. Esplora la mappa per trovarli tutti e catturare prede rare. Esatto. E tu però? Ehi là, i pesci stanno abboccando? Mi sa che con lui forse devo pescare qualcosa per reclutarlo. E non è una questione di RNG dove tu devi stare lì a pescare per ore magari senza beccare un cazzo di niente. I pesci stanno abboccando? Sì che stanno abboccando i pesci. Però tu... Il minigioco è abbastanza semplice. Vedi, sì, mi dice soltanto i pesci stanno abboccando, quindi non... Va bene. Possiamo dirigerci adesso verso il villaggio e vedere che cosa sta succedendo. Il villaggio di Verne. Minchia, già ci sono le truppe imperiali. Ah, è tipo la parte... Ah, devo fare tipo minigioco stealth. Senza farmi vedere, praticamente. Minchia, hanno fatto già anche gli accampamenti. Proprio invasione in piena regola. Beh, non ci hanno messo molto. Il villaggio è quasi completamente occupato dal nemico. Quindi da dove iniziamo? Ciao Sekina, ciao tesoro. Potremmo ascoltare i discorsi dei soldati, contare le loro armi e provviste. Potrebbe valere la pena dare un'occhiata anche a quella tenda. Eh sì, la tenda quella dei rifornimenti forse. Io tutto bene, tu invece? Non fatevi individuare. Grazie, non fatevi individuare. Ecco, vedi? C'è la sezione stealth praticamente che devo fare. Ma come devo farla? Scusami, cioè... Ecco, io praticamente devo fare così. Poi vado di qua così. Ah, ecco, vedi, e passo alle spalle, ok. Shh. Silenzio. Che coraggio ha la Lega a causare così tanti problemi? Che ne è della loro promessa di amicizia dopo la spedizione congiunta? Da quanto ho sentito vogliono le rovine runiche che abbiamo scoperto. Per quello stanno facendo trasferire chiunque abiti nella zona. Avidi e infami. Spero solo che ci consegnino quei soldati della guardia corrotti, così ce ne potremo andare tutti a casa. Soldati della guardia corrotti? Ah, allora quelli là sono... I banditi sono soldati corrotti. Sentite quante menzogne? Devo andare lì e farci uccidere tutti? Evitiamo. E allora è vero, potrebbero essere corrotti. Oh. Forse posso scappare nascondendomi in questo barile. Ah, ok. E nell'eventualità ti dovessero beccare, tu praticamente esci dal barile. Oddio. Forse posso restarci solo fino a un tot, no? Merda. No. Oh, sto cazzo di pad.
Perché lui ora torna indietro, giusto? Sì. E quindi io se faccio così, ecco, mi metto qua. Ecco, vedi, ora loro se ne vanno. Ma questi qua però non si girano. Ah, ecco, posso passare qua così. No! Madonna! Minchia, se si gira di qua sono perso. No. Devo entrare lì nel barile. Ecco qua. E ora appena si gira... Zacchete! A posto. Queste sono le scorte. Cosa abbiamo qui? Eh? Sembrano proprio pronti per qualcosa. Provviste armi a sufficienza per un'intera legione. Fanno sul serio. Eh già. Quindi ci sarà davvero una guerra? Non se Lady Periel riuscirà a evitarla, suppongo. Ma qualsiasi cosa dovesse succedere, noi seguiremo gli ordini. Una guerra contro l'impero. Lasciamo le preoccupazioni per dopo. Proviamo a setacciare quella grossa tenda? Ma quella grossa tenda, come minchia facciamo? Ok, qui andiamo di qua. Via. Whoop. Madonna mia. Mi è sembrato di essere Solid Snake e bei tempi. Oddio, guarda che gran macchinari che c'hanno pure qua. Queste saranno per le battaglie campali, sicuro. Allora, qua gli dobbiamo andare alle spalle, a questo. Ma qui però... Come faccio? Qua mi sa che devo fare casino con qualcosa, vero? C'è qualche interazione che devo capire? Ah no, aspetta, da qua non ci posso andare. Cos'è da qua? Allora, l'obiettivo però mi dice di andare là. Scusa, ma là ci sono già stato. Cioè, perché l'obiettivo mi dice di andare là? Merda. Oddio, aiuto. Ah, ok, forse dovevo vedere prima il filmato. Infatti. Da questa parte. Ecco. I preparativi sono completati? Quasi, signore. Faremo a pezzi questo paese insignificante e lo serviremo al duca su un piatto d'argento. Il mio berretto ha bisogno di una piuma più raffinata, dopo tutto. Quello deve essere il comandante, anche se sembra che stia facendo rapporto a qualcun altro. La sicurezza sembra molto stretta, meglio stare alla larga. Ok, quindi diamo un'occhiata alla tenda sul retro e poi ce ne andiamo? Ah, ecco, vedi? Vedi, ok. E dovevo vedere la scena prima. Ora è tutto più chiaro. E infatti ora sono spuntati anche altri soldati. Che renderanno il tutto più difficile, immagino. Ma anche perché non si spostano quelli. Quindi devo passare tipo in mezzo. Aspettate.
Seriamente? La guardia ha lasciato la sua postazione così? Assurdo, vero? Che negligenza. Verrà punito quando farà il ritorno. Forza, non fermatevi lì. Mi sa che non possiamo tornare indietro da quella parte. E infatti noi ora dobbiamo andare di qua. Whoop. Wom. Oddio, che cos'ha un dueling disc? Paul! Bene, bellezza, puoi fare un po' di rumore per me? Brava ragazza, sì Silvi, quel tuo reattore a lenti biruniche è pronto a pompare 500 pol di pressione. Un cuore così grande merita tanto, amore. Ma prima bisogna metterti bene in gingheri. Oh, ti amo Silvi, sei la mia donna speciale. Ecco, questo è il felicista delle macchine. Oh oh, ma che diavolo. Ah, chi siete? Non avrete sentito ciò che ho detto? Sentito cosa? Stavo solo dicendo alla mia signora, cioè stavo solo parlando con la... Beh, non proprio conversando, ma facevo dei controlli a voce alta su questa cosa inanimata. Tipo quello che si è sposato la macchina. Fantastico, credo. Anzi, fantastico, credo. Ci conosciamo? Non fate parte dell'esercito. Ma meglio così. Non mi avrebbero dato tregua per questa faccenda. Mi sembra di capire che tu sia un soldato. No, sono più una specie di ingegnere. Vedete, il Duke Aldrich vuole migliorare il funzionamento delle lenti runiche. Sono troppo volubili e legate alla magia. E i loro effetti sono imprevedibili, poiché dipendenti da chi le utilizza. Vuole sviluppare una tecnologia che permetta a chiunque di utilizzarla allo stesso modo. Utilizzando la mente anziché la magia, eh? Esatto. E sì, curamente questo carro armato runico è un primo prototipo interessante. Ho iniziato la mia ricerca con il patrocinio di casa Kessling, ma poi anche il Duca ha iniziato a interessarsi. Ah, ecco, la famiglia di Sein. Un momento, hai detto Kessling? Sì, è la famiglia di un amico d'infanzia. Beh, parliamo di un nobile rampollo, quindi forse non ho il diritto di chiamarlo così, ma mi piace considerarlo un amico. Certo, è un tipo burbero, ma di buone intenzioni. C'è sempre stato per me, anche dopo che le sue responsabilità sono aumentate. Stai parlando di Sein? Lo conosci? Oh wow, non sapevo avesse altri amici. No, aspetta. Mi aveva proprio parlato di un amico conosciuto durante la spedizione congiunta con la Lega. Un piccolo miracolo per lui, essere sinceri. Quindi sei tu, eh? Minchia, si è innamorato proprio di Noah. Ciao, Sherpino, buonanotte. Paul, ci sei? Oddio, è una femmina questa. Ciao, King. Ah, guarda chi c'è. Dimmi che carro armato runico ha iniziato a... Oh oh. Voi. Aspetta un attimo, Hildy. Paul, dai l'allarme. Sì, signora. Accidenti. Non lasciate scappare gli intrusi. Avanti, fate sul serio? Minchia. Andiamo, Noah, subito. Ma... sì. Chi erano quelli, signora? Il nemico. Madonna mia, sono già entrati quindi in clima di guerra. Perché Hildy ha fatto una cosa simile? Pensavo fossimo amici. Tappati la bocca e muoviti. Eccoli! Attenzione ragazzi! Soldati dell'impero? Oh! Sono belli resistenti tra l'altro! Madonna! 45 mi ha tolto! Porca paletta!
Minchia, mi ha tolto un botto, mi ha tolto. La nostra presenza non sembra per nulla aggredita. Na, 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 na. Oh, siete voi gli intrusi? E a voi cosa importa? No, non si è. Ehi! Ah, vedi, alle 26 molto meno gli ho tolto. Ok, loro non hanno tanti HP, fortunatamente. Già, è qualcosa. Buono. Facciamo esperienza, come Dio comanda. Devo dire che potevo andare decisamente meglio. Strada sbagliata. Niente, non mi fanno, giustamente, non mi fanno girare, tondo. Vabbè, ci sta. Oh, non c'è modo di uscire se non facendosi strada attraverso i nemici. Gli abbiamo in pugno, feccia della Lega. È ora di schiacciare qualche insetto fastidioso. Provate a fermarmi. Quella è caduta. Vediamo se usano le pozioni automaticamente. Sì, usano direttamente le pozioni automaticamente. Buona, sta cosa è buona in realtà. Perché così prende esperienza, perché credo che da KO non prenda esperienza, quindi deve necessariamente essere viva per prendere esperienza. Mostri, siete voi che distruggete i nostri villaggi? No, noi... Mi dispiace, fratello. Niente di quello che diremo potrà migliorare la situazione. Andiamo. Sì. Fermateli! Ah, Ildi.